È un'idea giovane fatta nel lembo più basso dell'Italia, che è la provincia di Ragusa, che può essere considerata anche mezzo centro-nord. Quindi è, diciamo, la proposta di giovani che si mettono a lavorare per migliorare il proprio territorio e magari fargli capire che è in Europa e non è ancora, è solamente in Italia. E soprattutto il futuro è dato da noi giovani e quindi noi dobbiamo preparare il terreno ai nostri figli, ai nostri nipoti, con le regole dei giovani e con le regole dell'Europa. Vogliamo parlare dei benefici? Allora, intanto prima di parlare solo di presenze che vengono a Scicli o vengono nel territorio ibleo, io parlerei non solo di questo, parlerei dell'indotto che crea il Sicily Music Village. Prima del festival con le imprese modicane e scicliatane che hanno progettato, allestito, sistemato, fatto manutenzione per accogliere una mole di gente che viene fuori. Cioè prima di tutto di dire quante persone sono venute qua, quanti modicane e scicliatane hanno lavorato assieme affinché raggiungere un unico obiettivo, che è quello di fare stare bene le persone qua. Poi per i numeri guarda, non ci dobbiamo fare propaganda elettorale che le dobbiamo sventolare, magari sono i risultati quelli che contano, che quelli che ci interessano a noi, cioè i fatti veramente. E quindi andare a calcolare quante persone sono venute non ci interessa a noi. Ci interessa sapere invece dalla provinciale, dall'azienda provinciale del turismo, quante presenze ha fatto il territorio ibleo in un periodo di crisi come questo e che apporto ha potuto dare il Sicily Music Village a ciò. Cioè mi piace vedere un pochettino più il territorio, quello che ha causato il Sicily Music Village, non svantarsi, abbiamo fatto 10.000, 20.000, 50.000 presenze. Ok, abbiamo parlato dell'aspetto, diciamo, positivo, ora magari vogliamo fare un po' di luce su questo, ci sono state lamentele, presunte intossicazioni, accuse, e cosa potete dire voi? Allora, guarda, io sono dell'idea che in una guerra ci sono tante battaglie, in ogni battaglia ci sono dei feriti, ci sono dei morti e vi dicendo. Noi fino a oggi non abbiamo parlato, fino a quando non avevamo dei numeri, delle analisi, delle indagini su tutto ciò che è successo, perché la cosa che ha colpito di più noi è stato proprio il post-festival, no? Capire esattamente chi è stato male e per non ripetere lo stesso sbaglio capire cosa fare. Intanto ci siamo accurati di tutto ciò che è successo all'interno del Sicily Music Village, sia facendo le analisi del fiume, che ahimè, diciamo, dopo l'alluvione che è successa l'11 agosto poteva dare dei problemi, ma abbiamo analizzato e si è risultato che l'acqua non era potabile. Quindi io non potevo fermare le persone che andavano a farsi, diciamo, a riempirsi le bottigliette di acqua oppure a farsi il bagno e sbagliando magari ingerivano. Erano consapevoli, guarda, nessun mare e nessun fiume si può dire che è sicuro e bagnabile, basta che vado a vedere quello che è successo a San Pietro. Credo che se poi il virus intestinale viene preso a San Pietro, viene preso, come ci ha detto l'ASP, in tutta la provincia di Ragusa e non solo, anche in quella di Ragusa, anche da persone che non sono venute mai al festival, non è colpa di giovani che vogliono stare assieme, ma è vero pure che se questo virus si è diffuso in una mole di gente come quella che eravamo, era anche facile che Vogliamo da dire il comitiva. numero dei partecipanti? Guarda, ti dico, è un calcolo un pochettino bestiale. Noi diciamo, contiamo sulle 30.000, ma esattamente il numero preciso mi sembra che sia 32.008 per i calcoli della SEAI, ma non è quello che va sbandierato. Va sbandierato anche che invece a queste persone si è dato dei docce e dei bagni, che quest'anno sono risultati ancora una volta insufficienti dopo tutto lo sforzo che abbiamo fatto. Ma è vero pure che la struttura non si poteva immaginare di nuovo tutta questa mole di gente, perché è facile organizzare una cosa, un turismo mordi e fuggi, come può essere quello nelle città barocche dove io arrivo, mi prendo un souvenir, sto 2 ore, 3 ore e vado, lì c'è da dare da mangiare, da bere, da dormire e accontentare a tutti per 5 giorni. Quindi è un turismo completamente diverso da quello mordi e fuggi. Solo questa era una cosa importante da sottolineare. Poi per quanto riguarda l'acqua Santa Maria, i gusti sono i gusti. Io so solo che è arrivata il 14, quindi è rimasta 2 giorni all'interno del festival ed è stata distribuita per 3 giorni, perché comunque è andata tutta via ed è stata conservata in frigorifero. Quindi se il sapore era sgradevole oppure ha causato qualcosa, ovviamente non possiamo dare colpa a noi all'organizzazione, magari si chiederà delle spiegazioni alla Santa Maria che comunque ha il suo Quindi non gusto è di vostra particolare. competenza, non è di Ovviamente questo. non è di nostra competenza. E poi ci sono state altre lamentele, magari legate al fatto dei finestrini rotti, saccheggiamenti, le lamentele dei residenti. Anche chi ha partecipato al Music Village, appunto, si è lamentato che magari la descrizione del posto non era consona con quello che si trova veramente. Allora, guarda, molto semplicemente, intanto so che in questa guerra ovviamente i feriti sono i residenti di Scicli, anche se ovviamente è impensabile che il 12 o il 15 di agosto si sceglie questa data perché il periodo in
in cui Scicli è più deserta, perché tutti si presuppone che si vanno a fare villeggiante, e quindi diciamo che già era prevenuto il fatto di farlo in un periodo in cui Scicli comunque era vuota, ok? E quindi magari fare attrezzare Scicli ad un turista come se fosse un normale novembre, dicembre con i fruitori scicliani. Quindi so che loro abbiamo dato disturbo, però è vero pure che noi, tenendo un pochettino l'ambiente, quest'anno tramite ingegneri elettronici abbiamo fatto anche delle relazioni sull'inquinamento acustico e dove potevano arrivare le onde sonore. È normale che un signore di 70 anni che magari non va a Marcavadalico, non va a Donna Lucato o a San Piero, rimane a Scicli, sente la musica fino alle 6 di mattina o alle 5 di mattina, può dare confusione. Ma come dicevo, ogni guerra c'ha questo, c'ha le sue vittime. Poi per i finestrini rotti, io ti posso dire, noi paghiamo una security abbastanza pesante all'interno del festival. Io non mi posso preoccupare dei 10-15 vandali che all'esterno combinano questo, magari era curanza del comune o di qualcuno che ci aiuta, visto che non ci danno una lira a nessuno, almeno salvaguardare le persone o i parcheggi all'interno, perché io per organizzare, cioè tutta l'organizzazione per organizzare il tutto, cioè dare sicurezza, noi preferiamo dare sicurezza ai fruitori che sono all'interno, cercare di dargli i più servizi possibili, ma se ci sono i 10 vandali fuori non dovrebbe essere competenza nostra, ma magari per ordine pubblico di altre persone, delle forze dell'ordine. Hai appunto appena detto che non vi viene data nessun finanziamento, da dove prendete appunto i fondi per organizzare questo evento? Devo essere onesto, sì. non riceviamo fondi da nessuno, abbiamo fatto tutto con le nostre mani, mattone su mattone, perché mattone su mattone che nasce su una grande casa, ok? E ti dico, il comune che ci ha ospitato, il comune di Scicli, come avete visto tutti, non ha elargito una lira, magari preferendo tramite il suo assessore allo spettacolo o pensando che altri concerti potessero dare tutto questo turismo. Ti dico solo che siamo stati sempre soli economicamente, però il comune di Scicli è vero pure che quest'anno ha risolto il problema della nettezza urbana, ha risolto grazie ai suoi vigili e le sue vigilesse molto simpatiche e graziose a sistemare l'ordine pubblico. Questa è stata magari una collaborazione, noi non abbiamo mai chiesto niente a nessuno, abbiamo fatto tutto con noi e con le persone che comunque ci hanno aiutato, perché con il nostro sistema di prevendite e via dicendo abbiamo cercato magari di non sopportarci tanto sulle nostre tasche, ma di giocare sempre su una cosa, cioè la fedeltà e l'accoglienza che abbiamo noi in provincia di Ragusa, che spero sia sempre da baluardo a questo festival, cioè accogliere la gente col sorriso è importante. Allora, appunto, a fronte di queste lamentele, voi dell'organizzazione vi siete scoraggiati oppure siete ancora motivati ad andare avanti, a fare la terza tappa? Allora, devo essere molto onesto, siamo chiusi in silenzio stampa fino a quando non appuravamo esattamente quello che era successo, perché il primo dispiacere è il nostro quando magari vediamo qualcuno che si è sentito male anche per colpa nostra e magari essere accusato di cose ci hanno un po' schettino scoraggiato. Io sono dell'idea che il Sicily Music Village non deve essere un patrimonio solo di Scicli o solo di Modica, ma dovrebbe essere il patrimonio di un pochettino tutta la Sicilia, perché comunque fondamentalmente all'interno sono state tante belle storie di siciliani che per il loro particolare lavoro, cioè non fanno il muratore, ti faccio un esempio, fanno lo scafista, colui che monta i palchi. A Scicli non ha montato niente, qua ha montato una struttura, si è confrontato con uno francese, ha fatto una cosa unica al mondo. Allora sono queste storie che magari mi legano più al territorio, cioè quella dei professionisti che purtroppo, siccome è un lavoro che non capita tutti i giorni, ora il suo territorio è riuscito a esprimersi. Questo è l'unico motivo per cui ed è una delle cose che magari ci fa andare avanti, vedere magari proprio il modicano, lo scicitano, il catanese, il palermitano interagire con produzioni esterne e poter dire cavolo, il mio lavoro che ho fatto possendo a Milano o a Londra lo posso fare anche in Sicilia. Questa è l'unica forza che un pochettino ci tira e ci dice avanti, però non si sa come, dove e perché, è sempre come spuntato come un fungo o come un fiore, non si sa che fine farà, può diventare un albero, può diventare un arbusto, non si sa.